Amici di Mi End, sotto consiglio dello sviluppatore Luigi, siamo qui a recensirvi l'applicazione City Gossip presente sul market di Windows Phone. Non so se è già uscita, comunque dovrebbe uscire a breve la nuova versione di City Gossip anche su Android. Allora, come abbiamo visto, l'apertura su Lumia 800 è abbastanza veloce. Diamo un'occhiata un po' al programma. Allora, questo programma, diciamo che nasce come social network della città. Per esempio, noi viviamo a Milano e con questo social network possiamo, diciamo, interagire e scambiarci informazioni al volo dritte con i nostri amici meneghini attraverso un semplice click. Non solo, si possono condividere foto della propria città o foto personali, si possono creare delle bacheche, come vediamo qua, che sono, diciamo, dei topics, delle sezioni con argomenti specifici. Per esempio, vediamo l'argomento musicisti a Milano, sarà un gruppo di musicisti che si scambiano dritte informazioni, dritte sull'Omnia 7, Club Dogo, mercatino dove si può vendere o comprare oggetti. Ovviamente non c'entra niente, non è una funzione particolare dell'applicazione, ma sono gli utenti che appunto creano queste sezioni e poi se la gestiscono loro. Un'idea molto, a mio parere, molto buona e molto positiva, che però non è ancora decollata al punto giusto. Allora, come possiamo vedere, la fluidità dell'applicazione è abbastanza buona ed è in perfetto stile Windows Phone. Ha rispettato praticamente tutte le direttive che Microsoft impone. Allora, abbiamo la plancia di navigazione dove possiamo scrivere o guardare post. Scriviamone uno. Stiamo. Recensendo. Invia. Come potete vedere, adesso il mio commento sarà in testa ai commenti di Milano. La parte bassa dell'applicazione comprende 4 pulsanti. Uno cerca, che ci fa andare direttamente alla pagina cerca, come possiamo vedere. Possiamo cercare tra i post, non so, per esempio mercatino. Vediamo un po' cosa ci trova. Non ha trovato niente. Cerchiamo ciao. Vedete, funziona abbastanza bene la ricerca. Un tasto per aggiornare la pagina in cui siamo. Creare una nuova bacheca, quindi un nuovo topic, un nuovo argomento dove magari a più persone interessa. Hanno insieme determinati interessi, hanno in comune determinati interessi, quindi si crea una nuova bacheca. Oppure le city foto, le foto della città di Milano. Io ho appena caricato questa foto, scusate, questa foto del nuovo grattacielo Cesar Pelli che si sta sempre di più innalzando nella zona di Garibaldi. Il mio collaboratore ha caricato una foto di default di Windows Phone 7 e, come potete vedere, la navigazione è abbastanza buona. Abbiamo un utente che ha condiviso un'immagine simpatica di una lumaca e questo è il funzionamento. Qui si possono, diciamo, ci sono due tasti contestuali sotto che permettono di caricare una foto in tempo reale con un commento, quindi scattandola al momento, come potete vedere, schiacciando il tasto scatta, oppure scegliendola nel nostro album. Ovviamente, essendo il nostro Windows Phone collegato
a tutti i social possibili e immaginabili, possiamo caricare anche delle foto che abbiamo già messo, per esempio su Facebook. Con questo tasto, sempre con aggiorna, si aggiorna la pagina. Andando in basso, ancora più in basso, troviamo una voce che dice modifica profilo. Ecco, abbiamo riscontrato un errore che appare sempre quando schiacciamo, quando entriamo in questa sezione. Preghiamo lo sviluppatore Luigi di correggere questo piccolo inconveniente. Allora, nel profilo si sceglie la username e la propria città. Ovviamente il menu delle impostazioni è a slide, a scorrimento, però fate attenzione perché per ogni slide dovete salvare le modifiche apportate. Quindi se voi magari cambiate città e poi fate slide su info, le cose che avete messo qua, che avete modificato qua, non verranno salvate. Quindi ricordatevi ogni volta di fare salva. Qui abbiamo le informazioni del profilo, quindi vabbè, località lo ripetiamo, potete scrivere delle cose. Ecco, un'altra cosa che manca è lo scorrimento sulla text, quindi manca lo scrolling cinetico, bisogna selezionare le parole e scorrere giù col cursore. Da inserire anche questo, si sceglie il sesso e l'anno di nascita. Ovviamente si salvano le modifiche. Si sceglie lo sfondo della propria pagina perché noi abbiamo una pagina personale, ha poche, diciamo, funzioni, però è giusto per far vedere chi siamo. E poi la foto del profilo, che anch'essa si può scattare immediatamente con la fotocamera, come potete vedere, oppure scegliere dalla nostra galleria. Poi, cambiando sezione, abbiamo la sezione di recente, che sono tutte le foto o commenti pubblicati più recentemente, i più votati, i mi piace, che non sono ancora, si vede che non è ancora molto diffusa questa funzione. E poi si ritorna alle foto della città. Torniamo indietro al menu principale. Vi faccio vedere che c'è anche la sezione preferiti, dove noi possiamo, diciamo, salvare, vedete, diciamo un determinato contatto ai preferiti. Io ora ho cliccato su un contatto che si chiama Andy Joseph, che è il primo che è uscito nella cronologia di ricerca. Si è impallato un attimo. Andiamo su Jenny B. Facendo slide sotto si può aggiungere la persona tra i preferiti, dichiarare spam oppure dire se mi piace o non mi piace la pagina o i commenti che questa persona ha scritto. Preferiti li abbiamo già visti, più votati li abbiamo già visti. Gli utenti, qui si vedono, diciamo, tutti gli utenti di siti gossip, perché diciamo che non esistono né cerchie né amicizie, si possono inserire dei preferiti, però volente o nolente tutti gli utenti di siti gossip sono collegati, sono visibili tra di loro. Andiamo a cercare il mio amico Fradale Giuseppe. Entriamo nel profilo col tasto profilo, che però non funziona. Ci sono ancora, vedete, un po' di errori in questa applicazione. Ovviamente anche dato dalla gioventù. E poi la plancia che abbiamo già visto prima. Qui è possibile aggiungere dei post. Qui si va direttamente alla sezione foto, qui si va direttamente alle bacheche anziché fare slide. Ecco, un'altra cosa che non ci è piaciuta molto è che a volte il tasto indietro funziona, a volte no. Bisogna appunto, vabbè, sono errori di gioventù, bisogna usare questa applicazione e correggerla dove possibile. Qui si va direttamente all'interfaccia utenti, qui si modifica il profilo anziché andare qua sotto. Qui ci sono informazioni sull'applicazione, ci dà diciamo
diciamo, informazioni generali sull'applicazione, ti dice a quale città sei iscritto, quanti utenti ci sono, e poi è possibile comunicare con lo sviluppatore attraverso la mail, Facebook o Twitter. È possibile anche votare l'applicazione o invitare un amico, penso attraverso l'email. Vediamo un attimo, infatti ti fa scegliere l'account email. Che altro che dire di questa applicazione? Allora, l'idea a mio parere è molto buona, potrebbe essere anche comoda. Soprattutto io ho trovato molto interessante la sezione del mercatino che un utente ha creato, perché personalmente devo vendere un monitor, quindi anziché passare da eBay o da altri siti internet che magari si prendono una percentuale del prodotto che ho venduto, posso venderla a mano e ricevere pagamento in contanti all'interno della mia città. E poi la cosa bella è che non ci sono limitazioni o altri tipi di cose, sono gli utenti che gestiscono diciamo ciò che vogliono fare. Vogliono vendere un prodotto, lo vendono, non c'è bisogno di andare su eBay. Vogliono scrivere un messaggio e pubblicare foto, non c'è bisogno di utilizzare Flickr. Praticamente questo social racchiude un po' tutti i siti, fa un po' ordine tra tutti i siti, tutti i social e tutti i siti di utilities. Diciamo che per questa applicazione è tutto, da migliorare un po' alcuni errori e alcuni difetti di gioventù. Vi consigliamo di scaricarla per aumentare il numero degli utenti, in modo tale che questa cosa funzioni davvero, perché senza utenti non si va da nessuna parte. E diciamo che auguriamo allo sviluppatore una buona riuscita di questa idea. Per Miende è tutto, un saluto da Lorenzo Terzi.